diventa un medico poco lontano, no? Ecco, io e Rob di pomeriggio, quando il medico era in ospedale, ci infilavamo nell'appartamento e sfogliavamo i giornaletti pornografici del medico. Poi ci toglievamo i vestiti e scattavamo foto identiche a quelle di Rob, quelle dei giornaletti pornografici. Io facevo l'uomo, Rob faceva sempre la donna. Io e Rob ci sentivamo tutti i giorni. Lui mi telefonava per raccontarmi le verità e le novità. E il giorno prima di morire mi ha chiamato e mi ha detto: posso dirti una cosa? Domani morirò. Non ce la faccio più. Subito. Alla fanciulla dico chiaro e tondo: Amleto non fa per te. Non è l'uomo del tuo oroscopo. E ho dato le istruzioni: chiudersi in casa, niente appuntamenti, rifiutarsi alle visite, ai regali. Lui, respinto, parlo come viene, e invece è sceso giù di tappa in tappa: malinconia, disappetenza, insonnia, svogliatezza, per tutti quegli stati fatti di sogno e di allucinazione che portano diritti alla pazzia che ora lo possiede, la pazzia che tanto ci addolora. Sono il più coraggioso, ma sono anche il più sfortunato, perché quando scoppia una battaglia arrivo sempre in ritardo. Ad esempio, in un momento di assoluta calma, chiedo ai miei compagni: ragazzi, posso andare a raccogliere la legna? Sì, sì, vai a raccogliere la legna. Non è vai. Che sta per scoppiare una battaglia? No. Allora vado. Vai. Io vado, e quando torno è come quando portano l'arancini e i sugni a una tabanna. È come dire che quando scoppia una battaglia arrivo sempre in ritardo. Sono sfortunato, però sono l'unico che sa fare le onde con la pancia. No! Fai bene! Ti capisco, gli ho risposto io. Senti, se è questo quello che vuoi, fallo! Non tirarti indietro! Devi arrivare fino agli dèi e saltargli addosso! E se loro vorranno fermarti, tu riempili d'oro e diamanti, perché questo è l'unico modo per trarre l'inganno. E se riuscirai ad arrivare fino al sole, allora il sole sarà con un fallo enorme. Accarezzaglielo al sole con l'unica mano che ti è rimasta, e avremo bel tempo. Troppo!